Ciao ragazzi, oggi siamo qui e non sono sola perché ho un ospite speciale, Ianella Vasquez. Andremo a vedere un allenamento per le gambe, per la costruzione muscolare delle gambe. Quindi un allenamento con tre esercizi basilari per il muscolo delle gambe e glutei. Andiamo a vedere subito il primo. Il primo esercizio sarà lo squat col bilanciere. Ianella eseguirà questa, aspetta che gli passo il bilanciere, eseguirà questa esecuzione, perfetto, e io vi andrò a spiegare. Comincia a fare Iane, vai, vieni su, contrazione del gluteo in salita, scende bene, 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 sotto il parallelo e deve salire. Perfetto. Questa è l'esecuzione perfetta, la giusta angolazione per avere un buon lavoro muscolare sulle cosce e sul gluteo, senza distendere totalmente le ginocchia. Andiamo adesso a vedere una variante che vedo spesso fare in palestra sbagliata, che è quella, ecco, in questa posizione con le ginocchia all'interno, è sbagliatissimo. Quindi mai, e dico mai, fare questo errore, ok? Le ginocchia devono seguire la punta del piede, questo è giusto. Il secondo esercizio che vi voglio proporre per una costruzione muscolare per le cosce e i glutei, che però va a lavorare maggiormente la parte dietro, quindi femorale e gluteo, sono gli stacchi a gambe tese o gambe semiflesse o stacchi rumeni. Adesso con Ianella andiamo a vedere l'esecuzione. Gambe divaricate, altezza spalle. Ianella parte, ecco qua. A lei gli ho fatto prendere un'impugnatura mista, perché secondo me è l'impugnatura migliore, specialmente se si usano parecchi pesi. In questo esercizio il peso è abbastanza fondamentale. Quando scende, il bilanciere deve scendere oltre il ginocchio. Più in giù andate, meglio è. Questo lo stacco è completo, mentre invece i mezzi stacchi sono appena sotto il ginocchio. Ecco qua, la contrazione muscolare avviene in salita, le gambe sono sempre semiflesse, le ginocchia sono sempre semiflesse, mai tese, perché questi sono stacchi rumeni a gambe semiflesse. Ecco qua, la schiena è molto importante che rimanga parallela, quindi dritta. Invece adesso andiamo a vedere l'esecuzione sbagliata di questo esercizio. L'esecuzione che vedo fare spesso in palestra sbagliata è quella di fare la gobba con la schiena, e questo è un errore da non fare mai, assolutamente, perché la schiena non deve stare in questa posizione ma deve stare bella dritta. Altro esercizio fondamentale per la costruzione delle gambe sono gli affondi, un esercizio che io amo particolarmente. Adesso andiamo a vedere gli affondi con i manubri. Ecco qua, Ianella si prepara. Ginocchio bene a terra. La gamba dietro deve essere sempre piegata a 90 gradi, perché questo è l'affondo, se no abbiamo un allungo, ok? L'affondo invece è questo. Adesso andiamo a vedere un attimo l'errore più comune che viene fatto in palestra, che è quello di spingere il ginocchio oltre la punta del piede. E è un errore da evitare assolutamente per il ginocchio e per i legamenti.